Voi capite quando arriva Papa Giovanni e il libro ricorda come elemento simbolico l'abbraccio pubblico a Don Mazzolari, uno che aveva subito prima di Enzo Mazzi in un contesto particolarmente pesante anche lui, e quindi ecco l'evoluzione, l'evolversi della situazione, l'aprirsi di speranze. In questo pontefice, che viene nominato per caso, non per caso, per calcolo, perché l'età avrebbe consentito di preparare un concilio, un conclave previsto, è quello che ribalta tutte le carte e tutto il gioco. Ed è la grande speranza, ed è una realtà consegnata. Non sto a ricordare il Vaticano II perché lo riprendo quando parlo di Lelio Basso, ma è questo: il avere parlato della Chiesa dei poveri, l'avere conosciuto molto bene qual è la struttura di potere della Chiesa che è l'insidia interna della fede del mondo cattolico. Quando annunciò il concilio in una conferenza stampa che non aveva nulla a che vedere con questa problematica, con queste ipotesi di lavoro, e tutto il mondo lo seppe, tutte le agenzie di stampa batterono la notizia prima che lo sapesse la Curia. Voi vedete che ancora oggi abbiamo dei problemi di dubbi, di incertezze su che cosa succede all'interno dell'organizzazione ecclesiastica vaticana. Quindi ecco la cosa che è andata avanti e che ha visto Enzo aprirsi alla speranza, al riconoscimento, poi venne il riconoscimento anche per l'Isolotto, Piovanelli venne più volte, eccetera. Quindi ci fu una ricomposizione che di lontano, così a freddo, anche un po' criticamente, appare sempre la solita forma della doppia morale. Quando uno scandalo avviene, poi sedare, sopire e lasciare che il tempo medichi le ferite, dopo c'è un riconoscimento e però la sostanza non viene recuperata e il movimento dal basso verso l'alto è inesorabilmente bloccato. Sono le cose che capitano in Italia ed è la storia che, parlando anche delle questioni contemporanee, sono le questioni che, è bella la citazione che viene fatta nel libro di Pasolini, quando Pasolini dice: io so chi è responsabile di strage di Milano, chi è responsabile di tutto, ma non ho le prove. E allora noi siamo un paese bloccato su questo, e bloccato in più versi per la nostra storia, da poveri a abbastanza benestanti. Da impegnati a passivizzati e quindi la televisione, diseducati, la sfiducia, corruzione c'è sempre stata, si evolve anche quella parallelamente all'evolversi delle economie, delle finanze, delle storie tormentate del mondo. E però noi restiamo con il bisogno di avere qualcosa di più. Mi ha colpito molto venendo qui e sentendo un amico che è probabilmente ancora qui in mezzo a voi, che ieri, giornata della poesia, giornata di primavera, prima giornata di primavera, qui a Firenze qualcuno ha distribuito poesie per la strada. Ecco, credo che sia bisogno di questo. Forse questi sono mezzi anche da recuperare per poter andare avanti meglio. Perché non ci sono bisogni ancora, ma forse ci saranno bisogni di essere insieme a testimoniare. Penso che potrebbe essere, perché quel diritto al sogno che viene ricordato dalle parole di Enzo, viene ricordato da Enzo con le parole di Franzoni, anche il sogno è un diritto. E però
La capacità di realizzare vuol dire che ci mettiamo dentro qualcosa di nostro, di impegno, di studio, di interesse, di volontà. E allora ecco che tante cose che sono anche omissioni, perché quel famoso concilio ha dato ai laici l'autonomia, ha dato l'autorevolezza, i laici non se la sono presa. Ancora adesso sembra sempre scandaloso che qualcuno scriva cose critiche. Cose che sollecitano, vogliono, pretendono dalla Chiesa qualcosa di più di quello che sta dando, per esempio la messa di Pio V, il regresso al Concilio di Trento addirittura, ma con la consapevolezza che se non facciamo questi passaggi, noi non aiutiamo il futuro e noi abbiamo un grande bisogno di futuro. E questo lo dico con le parole dell'altro amico di cui vi ho parlato, che è Lelio Basso, che pronunciò una difesa che io stessa ho riletto con molto piacere perché mi era sfuggita dalla memoria e non ricordavo neanche che era stato difensore di questa causa. E lui dice che considerava questo processo in questo travaglio di transizione dell'umanità, forse da un'epoca ad un'altra, e oggi sappiamo che è vero, che è questo il passaggio. E allora considera uno dei valori che l'umanità sta faticosamente conquistando, il senso della propria responsabilità, la responsabilità di ciascuno, il rifiuto delle obbedienze cieche, e aggiungo delle passività idiote, il rifiuto di essere semplici congegni umani in mani altrui, la volontà di essere sempre coscienti e responsabili delle proprie decisioni, aggiungo, a prescindere dal fatto che qualcuno si domanda, ma come facciamo quando i poteri sono così forti e ci condizionano così pesantemente? Credo che non fosse meno facile, o meno difficile, anche ai tempi della fondazione dell'isolotto, della crescita, del processo. E quel processo ha visto nel Lelio Basso, io voglio ricordarlo, è un grande giurista, è un uomo molto importante, più ancora che per la storia della sinistra, nella quale non prese mai le posizioni di successo, diciamo così, ma uno dei primi italiani che capì che la vera questione del mondo era la questione nord-sud, paesi ricchi, paesi poveri, non la questione est-ovest, che era una questione inventata e che ci ha tenuti inchiodato per decenni sulla frontiera dell'anticomunismo, della paura, del terrore della guerra nucleare. E allora, di fronte all'accusa di delinquenza sostanzialmente, in cui si prende il diritto penale di fronte a una questione che riguarda la messa, Lelio Basso, l'uomo della sinistra che si è sempre dichiarato ateo, che aveva un sorriso molto cordiale quando parlava di Dio, pensando che poi ci avrebbe pensato lui a vedere che cosa fare di Lelio Basso una volta che non ci fosse più. Ma nelle sue dichiarazioni certamente non era un uomo di chiesa e di fede. Però dice che è importante sapere in sede giuridica che cosa è una messa oggi. E insegna al tribunale che cosa voleva dire avere accusato una comunità di avere fatto una scelta libera, di avere fatto una scelta intrinseca alle novità che aveva portato avanti il Concilio. Dice, bisogna considerare la Costituzione Lumen Gentium della Chiesa, in cui il secondo capitolo si intitola Il popolo di Dio. E solo il terzo, in subordine, si intitola la gerarchia. La messa ha cambiato completamente natura, perché la liturgia ha cambiato natura, perché la Chiesa ha cambiato natura attraverso le decisioni conciliari. Ed
ed è quello che non abbiamo difeso sufficientemente, perché quella di quel termine natura è quello che ha spinto di necessità ai tempi di Papa Giovanni, ma oggi spinge ancora più in là. Abbiamo altri bisogni, altre determinazioni, ci sono esclusioni dalla Chiesa che sono vergognose. E c'è sempre che quando lui parla i credenti in Cristo, non i sacerdoti, sono stati rigenerati da un disegno non corruttibile, non da un disegno corruttibile, ma da uno incorruttibile, per la parola di Dio vivo, non della carne, ma dell'acqua dello Spirito Santo. Costituiscono una stirpe eletta, cioè un fedele, un sacerdozio regale, una gente santa. Cioè un fedele è sacerdote secondo l'indicazione della Lumen Gentium, il fedele è celebrante, il fedele è soggetto attivo del culto e non è più un soggetto passivo. Un sacerdozio regale, una gente santa, un popolo tratto in salvo, quello che un tempo non era neppure popolo, ora invece è popolo di Dio. Guardate che avere messo in questione il problema della gerarchia secondo le regole del Concilio Vaticano II è fortissima, perché afferma l'infallibilità del popolo di Dio, deducendo da quello che è un'infallibilità, incredendo, non indocendo. E sono espressioni che voi capite, dette da una persona che si riteneva un personaggio della sinistra e uno che con la Chiesa non aveva nulla a che fare, rivela una competenza e una volontà di capire e una perfezione di consapevolezza in quelle che sono state le vicende. E quindi si chiede come questo povero prete che è venuto a celebrare una messa fuori dalla regola della comunità, dice, ma come non ricorda Matteo quando tu apporti la tua offerta all'altare, se ti sovviene che tuo fratello ha qualche cosa contro di te, lascia l'offerta davanti all'altare e vai prima a riconciliarti. Monsignor Alba non si è ricordato di questo, di quel giorno che avvisò la polizia invece di andare a riconciliarsi con i fratelli. E la Costituzione della Chiesa dice, ha rovesciato la piramide, mettendo in evidenza il fatto che Dio chiama tutti gli uomini che credono in Gesù Cristo a riunirsi in un solo popolo. Tale è la realtà centrale, tale è la Chiesa, il popolo di Dio. Tutto il resto, anche il cardinale Floriti in un certo senso, è accidentale. Il ruolo dell'autorità è preservare la coesione del gruppo, non cercare di disperderlo, di frantumarlo. Un vescovo, un cardinale che pretende di adoperare la sua autorità per frantumare, per piegare, per dispendere un gruppo, perde anche la sua autorità perché viene meno all'obbligo del servizio ai fini del gruppo che la Costituzione del Concilio gli ha imposto. E quindi, ecco, il riconoscimento che l'apostolato dei laici riposa sul battesimo e non su un mandato del vescovo, la definizione della Chiesa come popolo di Dio, hanno una forza in questa lezione di giurisprudenza o di grande lezione umana, di cultura, di ricerca delle ragioni con cui la coscienza matura si fa libera e si carica di responsabilità, la responsabilità di tutti quelli che si autodenunciarono. Che lo riprendessimo, che quelli che non hanno il libro se lo procurino, perché è una testimonianza veramente grande che serve moltissimo a prepararci al futuro.